Non sopporto quelli di ampie vedute. Li critichi e ti ringraziano della critica. Ti chiedono come stai e vogliono saperlo veramente. Uno shock. Non sopporto la pizza al taglio, i parati a fiori, il commercio equo e solidale, i gatti, i topi. Che poi non ce ne eravamo neanche accorti. Ma è cominciato tutto perché qualcuno aveva talento, purtroppo. Io. Che altro dire? Uno passa un sacco di tempo a dire va bene, ma quello mica va bene. Quasi mai. E chiuderei qui prima ancora di cominciare, se non fosse che questa vanità malsana galoppa dentro di me, più veloce di me. Mi piacerebbe essere limpido, ma non servirebbe a niente. C'ho la pressione che si è stabilizzata sui valori del geco. 11,40. Un pallore medievale, ma attraversa il volto, ma comunque... Giaguara è la mia entrata. Finto distratta, direi, ma sull'entrata in scena sono un arcangelo, un maestro. Potrei scrivere trattatelli, pamphlet. L'applauso mi fa tremare la mandibola. Cerco con lo sguardo Sinatra in prima fila, non lo trovo, ma dove cazzo sta? Ma vuoi vedere che non è venuto sto frocio? Ma comunque, per grazia del bambinello mi scende un poco la saliva, mentre azzanno il microfono il pubblico ulula e riconosce la notte. I am a singer. Nessuna delle tre se ne può fottere di meno. Incalza la portoricana finto calda. Me la sono ritrovata alle spalle come un'assassina, invece m'accarezza di qua, di là, mentre la nera è precipitata nella routine a gambe aperte. Entro dentro di lei e penso... Chissà perché, che non sto risolvendo nessun problema. Sono eccitato, però non è così duro come si potrebbe pensare. La coca assottiglia queste speranze d'amace. E poi, che la bionda mi irrita. Se ne sta fermi, immobile, appoggiata al tronco, senza neanche svestirsi. Ma io che cazzo la vado a fare? Mo' fra poco faccio il diavolo in quattro. Nuovo nella nera, ma senza pathos. La solitudine mi prende per le palle e mi butta a capa sotto. Bisogna essere forti, Tony. Uccido il vento. Tutte le fatiche del lavoro, le ansie, le apprensioni devono giustificarsi in momenti come questi. Velocizio, ansimo, mi perdo nelle analogie. Lo tiro fuori che sto per finire. E ora adesso capisco, la bionda come uno sciacallo silenzioso mi si è accoccolata di sotto e... Ma muoio! Ma no, proprio quella che mi stava antipatica mi ha fatto sto bello regale Natale! Che spettacolo!